Che se volete dire qualcosa direttamente alle domande, ricordando appunto che Bucking in Via esce dopo domani in tutti i negozi. Io sono molto felice di questa operazione, vorrei soprattutto ringraziare questo grandissimo patrimonio della musica italiana che è Dani Lorea, ad aver accettato di fare questa cosa e aver sostenuto le mie interpretazioni bacchiane con la sua genialità fresca e notevole di grande artista tout court. Ecco. Ma vorrei soprattutto ringraziare anche la nostra prestigiosissima etichetta discografica Decca e tutto il suo staff a credere ancora nei nostri sogni musicali e nelle nostre idee nel 2017, quando abbiamo tante chiusure in tutto il mondo, a cominciare da quelli negli Stati Uniti d'America e non soltanto, e persone irresponsabili che stanno chiudendo ogni forma di dialogo. Per cui un ringraziamento speciale a tutto lo staff della Universal, a cominciare da Mirko Gratton, tutti i giovani della Universal, tutti i miei collaboratori della Decca Italia che hanno realizzato questo grande sogno che Bach is in the air. Bach is in the air non vuole tradire ovviamente il messaggio originario della musica colta di Johann Sebastian Bach, che non ha bisogno di interventi, a dir la verità, perché è la musica forse insieme a quella di Davenosa e Frescobaldi più moderna in assoluto, ma abbiamo voluto semmai dare la possibilità a quelli che non sono abituati all'ascolto di questa musica così difficile, abbiamo voluto dare tramite queste fresche e geniali improvvisazioni e la musica altrettanto grandiosa di Johann Sebastian Bach, abbiamo voluto condividere con i più giovani e con quelli anche meno giovani che invece sono avvezzi alla musica pop e jazz. Ecco, per cui abbiamo voluto letteralmente usare una aria più fresca, più nuova, perché io credo che sia molto importante oggigiorno non avere più barriere, bandiere. C'è la musica con la M maiuscola, c'è quella con la M minuscola, come la politica con la P maiuscola e quella con la P minuscola, cioè se le cose vanno male è colpa nostra, è unicamente colpa nostra, se facciamo buona musica è colpa nostra e se facciamo cattiva musica è colpa nostra. Per cui avere fatto questa operazione per me è stata una operazione di grandissima gioia, lo stesso piacere l'ho provato con altri due musicisti, Riccardo Chailly e la sua orchestra del Gewandhaus e Yuri Bashmet, il più grande violista del mondo, e i solisti di Mosca. Come vedete, la musica che facciamo noi non ha confini, non ha barriere, non ha Schengen, non ha porte chiuse. La musica è apertura. Vorrei dire una frase di Bob Marley, meravigliosa. La musica colpisce ma non fa male. Trump colpisce e basta. E personaggi come questo qui colpiscono e basta. Ecco, abbiamo bisogno di aria e Bach is in the air serve. Serve ai più giovani, ai meno giovani, perché permette anche a chi non ha le orecchie per la musica contrappuntistica più difficile, attraverso le meravigliose improvvisazioni di Danilo, di arrivare a tutti, perché Danilo ha studiato con la signora Liliana Vallazza, che arrivò prima di Arturo Benedetti Michelangeli a un concorso, mi pare concorso Clementi. Per cui questo signore, che io considero uno dei pochi jazzisti in grado di fraseggiare, di respirare, di ascoltare, ha dato il suo contributo molto importante. Io ho eseguito quelle poche note che avevo, ma è tutto merito suo. Qui l'improvvisazione è al servizio della musica, nel senso che non c'è l'idea di sovrastare o di invadere il territorio, ciò che è già stato scritto e che è meraviglioso. La difficoltà è stata proprio questa, quella di riuscire a dialogare senza snaturare il messaggio del grande Bach. E ciò che è nato tra noi è frutto di
oltre che di collaborazione, di un'amicizia e di una condivisione, di una fiducia che poi è fondamentale per la creazione, per lo sviluppo del discorso improvvisativo. Ciò che facciamo sul palco è salire e fidarci l'uno dell'altro, e quando siamo andati in sala di registrazione per registrare il disco c'è stato forse uno scalino in più, che da questo scalino, da questo disco, noi ripartiremo verso nuovi concerti e nuove improvvisazioni. È un'operazione, secondo me, ci tengo a dirlo, è unica nella storia, nel senso che ciò che i jazzisti hanno fatto, in passato è stato spesso quello di prendere il grande Bach e di riarrangiarlo alla maniera del jazz, con swing, con quello che abbiamo fatto noi è stata suonare la sua musica e aggiungerci qualcosa, ma qualcosa sempre nella musica, nel desiderio di non sovrastare ciò che era già scritto e che era già meraviglioso. Quindi questa operazione credo non sia mai stata fatta, possiamo dirlo forse con certezza, no? Per cui ci siamo buttati in questa avventura e l'abbiamo fatto un po' come con la curiosità e con quasi come due esploratori che dicono: ma dove possiamo arrivare? Poi dove arriveremo non si può sapere, perché la musica di Bach poi apre strade in continuazione, è piena di suggestioni. Quindi quello che avete sentito ovviamente non sarà, se noi dovessimo tornare di là e suonare nuovamente cambieremo tutto, ovviamente cambierebbe tutto. Quindi il bello della cosa, e spesso ce lo domandiamo, perché prima il maestro mi ha detto: ma perché non fai quella cosa che hai fatto sul CD? E io gli ho detto: ma non la ricordo, perché l'abbiamo improvvisata. Non mi dà mai le mie progressioni. Verrà qualcosa di meglio mai. O di peggio, però insomma, che dobbiamo fare? Dobbiamo accettare l'improvvisazione. Improvvisazione che era, come voi tutti sapete, una caratteristica dei grandi musicisti del passato, classici, che si è andata perdendo nel momento stesso in cui la musica scritta è rimasta e i pianisti sono diventati degli interpreti. Ma l'improvvisazione non è propria del jazz, viene da molto più lontano. Quindi in un certo senso stiamo tornando alle origini. Questo è un bel viaggio, perché scopriamo tante cose. Grazie, ma vogliamo dire come è nata l'idea? E soprattutto davanti a quale piatto? Dunque, in realtà l'idea è nata a tavola, Roma. A Trastevere, dove eravamo, amico? E c'erano i nostri due manager che ci hanno portato in un ottimo ristorante dove abbiamo ordinato una matriciana tutti e due. E già lì si è visto che avevamo un po' le stesse idee, no? Sì. Perché, insomma, dopodiché finita la cena, eravamo già felici e eravamo già diventati amici, si può dire, no? Certo. E è iniziata questa lunga collaborazione. Cioè abbiamo già suonato, come diceva Mirko, abbiamo già suonato molto in giro, siamo stati in grandi teatri, abbiamo dei ricordi meravigliosi e crediamo fermamente nel fatto, perché l'abbiamo visto di persona, che questo tipo di interpretazione, improvvisazione sulla musica di Bach trasmette qualcosa di diverso, qualcosa che non sappiamo cosa sia, ma è qualcosa che arriva un po' a tutti, perché copre un range diverso, nel senso che può arrivare all'appassionato di musica classica come all'appassionato di jazz, come all'appassionato di melodia pura. Quindi abbiamo visto teatri pieni e abbiamo visto una grande risposta emotiva di chi ci ascolta, che era quello che forse abbiamo sempre cercato per tutta la vita. Ecco, poi quello che diceva Danilo è molto importante, perché l'improvvisazione nasce con Bach e nasce ancora prima di Bach, più che con Bach nasce con D'Avenosa e Frescobaldi, cioè stiamo parlando di 600 anni fa quasi, ecco. Per cui Bach però poi, quando è arrivato, ha ordinato tutto nella sua genialità assoluta e ne ha fatto una sintesi. Però una prassi che spesso non viene più usata, che i pianisti una volta sapevano improvvisare con la solo mano destra, e questo uso abbiamo scoperto che lo possiamo riprendere, questa prassi esecutiva. Cosa che oggi difficilmente tu senti un pianista improvvisare solo con la mano destra. Sì, sì.
Ecco, e questo è molto importante. E questo è molto importante perché tu attraverso questa linea melodica veramente riesci ad accontentare un po' tutta la tutti quelli che amano la melodia, no? Sì. Possiamo fare domande? Prego, siamo curiosissimi, siamo zitti, non parliamo più. Mi interessa una particolare perché dica. Allora, di solito siamo abituati a vedere il jazz, l'improvvisazione jazzistica, sì, come qualcosa che si muove sopra uno standard, quindi sopra un tema, e lì ci si sbizzarrisce, dipende dalla bravura, sì, dall'inventiva del jazzista. Ma Bach ha una particolarità, si muove già lui, sì, comprese le linee del basso, sì, comprese le progressioni, progressioni modulanti. Cioè, certo. Come si muove l'improvvisatore su un mondo che si muove già di per sé? È tutta colpa sua. Infatti io mi sono mai sempre chiesto, ma come fai ogni volta a mettere queste cose su Bach? Ma ci vuole incoscienza. Cioè, e lui di incoscienza dice... anche un po' io alle volte, soprattutto in alcuni casi, oggi non è stato questo il caso per i brani che abbiamo suonato, perché dove c'è più respiro, nei brani più lenti ovviamente c'è più aria e io posso entrare con l'improvvisazione. Naturalmente sui brani più serrati la cosa cambia. A questo punto, e anche su una produzione meno nota di Bach, per esempio, noi siamo partiti quel giorno di fronte alla Matriciana, siamo partiti dall'idea di una produzione, di suonare una produzione attribuita a Bach. Quindi non sapevamo nemmeno che fosse veramente di Bach. Quindi abbiamo preso le partiture e abbiamo cominciato a leggerle. A quel punto io, che non leggo mai, o meglio, non leggo più dai tempi del diploma, hai dimenticato. Allora si chiamava diploma, insomma. Adesso sono lauree, per cui ho iniziato di nuovo a leggere proprio perché avevo bisogno di essere a tempo con lui, perché il contrappunto era talmente difficile anche da memorizzare, che io avevo bisogno di calcolare i miei spazi in tempo reale, quindi avevo bisogno di avere la partitura davanti. Ci ho detto su alcuni brani, ma questo non è accaduto. Non è accaduto perché questo è più o meno accade questo. Io invece volevo chiedervi una cosa. Innanzitutto sono ammirato dalle vostre diverse tecniche pianistiche, proprio da quando mettete le mani sul pianoforte sembrate che state suonando veramente due strumenti diversi, e invece si integrano perfettamente. Volevo sapere cosa uno ha imparato dall'altro. Io adoro il suo suono, per esempio, mi piace moltissimo. Credo che le sue capacità interpretative e il suo suono siano stati di grande ispirazione per la mia improvvisazione, perché mi trasmette una grande emozione, e questo è fondamentale per farmi scaturire idee che siano conseguenziali con ciò che la mia suona. Quindi la sua capacità di valutare ciò che è il repertorio che ha di fronte e di interpretarlo in maniera assolutamente personale, e il suo suono sono una caratteristica che lo rende, che mi fa avvicinare a lui, e credo che questa sia stata un po' la chiave di lettura di svolta del disco. Questo disco è partito. Abbiamo passato giornate molto, molto intense quando l'abbiamo registrato, e più suonavamo e più scendevamo ad un livello di concentrazione quasi catartico. Sì, no? Sì. Alla fine veniva tutto naturale, ma non perché avevamo suonato ormai da 2 anni tutti questi brani, anche alcuni li abbiamo su suggerimento di Mirko, perché poi grazie certo veramente punto, a tutti loro. Il repertorio è stato scelto anche qua, con Mirko e con la Decca. Abbiamo questi brani, sembravano tutti facili a un certo punto, ma questo perché se tu hai di fronte un pianista che ti mostra la musica, io ricordo quando lui parla di musica bella e musica brutta, che la musica è bella, cioè quella bella e quella brutta. Mi ricordo
di aver sentito un racconto. Io insegno adesso a Santa Cecilia improvvisazione a Roma, nel conservatorio, perché ormai la musica jazz è stata, diciamo, codificata ed è stata messa, ed è, si è trovato un modo di spiegarla, insomma, un modo, certo, poi da qui a improvvisare veramente ce ne vuole anche, però insomma c'è un bellissimo corso in tutti i conservatori d'Italia. E mi hanno raccontato, un insegnante del conservatorio mi raccontò di un grande evento, quando Arthur Rubinstein arrivò a fare una masterclass e sentiva quelli che sono diventati poi nel tempo, tanti anni fa, poi nel tempo sono diventati grandi pianisti italiani che suonavano meravigliosamente. A un certo punto Rubinstein disse: molto 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 bello, però adesso per favore vorrei sentire la musica. Allora questa cosa qui, io quindi lo dico con voglio dire, non so chi fossero i pianisti allora, però so quello che ha detto, mi basta quello che ha detto Rubinstein, cioè questo significa che c'è un modo di suonare senza fare musica che può essere corretto, può essere meraviglioso, e c'è un altro che arriva alla musica e quindi arriva all'emozione. E quello che ho provato durante la registrazione è stato questo, cioè io ho sentito che c'era tanta di quella musica, il livello di concentrazione era arrivato ad un punto tale che tutto quasi era facile. Grazie, io invece devo dire subito che sono rimasto da sempre ammirato dalla sua genialità inesauribile, perché quest'uomo prende qualsiasi partitura, riesce a trasformarla in modi impensabili e farlo con Finché la barca va o questa roba qui, tutti siamo capaci, anche mia figlia di 3 anni probabilmente improvviserebbe, ma farlo con Bach, farlo con Mozart, farlo con Beethoven è terribile, terribile, bisogna essere totalmente pazzi, scusami, per fare queste cose. Sì, è un campo minato, e lui no? Ci è riuscito, per questo dico è veramente un patrimonio per la musica questo signore, insieme a tanti altri patrimoni che abbiamo in Italia che vanno custoditi. Sei quasi in estinzione, no? No, io sì, però se tu hai intenzione di custodirmi, perché mi inviti al ristorante messicano? No, perché ieri sera mi ha portato al messicano e io ho rischiato di non essere qui stamattina. Quello l'ho fatto perché tu riscoprissi il ritmo che è alla base della musica bagnata. Non c'erano i mariachi, non c'erano. Sarebbero solo arrivati, no, il problema è che il maestro va alle 10:30 a letto, quando io inizio la mia giornata. Non è jazzista, ho fatto solo troppo, io ho jazzista. Fatto troppo jazz dai tempi del Capolini a Milano. Che se volete dire qualcosa direttamente alle domande, ricordando appunto che Bachin in Via esce dopodomani in tutti i negozi. Io sono molto felice di questa operazione, vorrei soprattutto ringraziare questo grandissimo patrimonio della musica italiana che è Danilo Rea, ad aver accettato di fare questa cosa e aver sostenuto le mie interpretazioni bachiane con la sua genialità fresca e notevole di grande artista tout court. Ecco. Ma vorrei soprattutto ringraziare anche la nostra prestigiosissima etichetta discografica Decca e tutto il suo staff a credere ancora nei nostri sogni musicali e nelle nostre idee nel 2017, quando abbiamo tante chiusure in tutto il mondo, a cominciare da quelli negli Stati Uniti d'America e non soltanto, e persone irresponsabili che stanno chiudendo ogni forma di dialogo. Per cui un ringraziamento speciale a tutto lo staff della Universal, a cominciare da Mirko Gratton, tutti i giovani della Universal, tutti i miei collaboratori della Decca Italia che hanno realizzato questo grande sogno che Bach is in the air. Bach is in the air non vuole tradire ovviamente il messaggio originario della musica colta di Johann Sebastian Bach, che non ha bisogno di interventi, a dir la verità, perché è la musica forse insieme a quella di D'Avenosa e Frescobaldi più moderna in assoluto, ma abbiamo voluto semmai dare la possibilità a quelli che non sono abituati all'ascolto di questa musica così difficile, abbiamo voluto dare tramite queste fresche e geniali improvvisazioni e la musica altrettanto grandiosa di Johann Sebastian Bach, abbiamo voluto
condividere con i più giovani e con quelli anche meno giovani che invece sono avvezzi alla musica pop e jazz. Ecco, per cui abbiamo voluto letteralmente usare una aria più fresca, più nuova, perché io credo che sia molto importante oggigiorno non avere più barriere, bandiere. C'è la musica con la M maiuscola, c'è quella con la M minuscola, come la politica con la P maiuscola e quella con la P minuscola. Cioè, se le cose vanno male è colpa nostra, è unicamente colpa nostra. Se facciamo buona musica è colpa nostra e se facciamo cattiva musica è colpa nostra. Per cui avere fatto questa operazione per me è stata una operazione di grandissima gioia. Lo stesso piacere l'ho provato con altri due musicisti, Riccardo Chailly e la sua orchestra del Gewandhaus e Yuri Bashmet, il più grande violista del mondo e i solisti di Mosca. Come vedete, la musica che facciamo noi non ha confini, non ha barriere, non ha Schengen, non ha porte chiuse. La musica è apertura. Vorrei dire una frase di Bob Marley, meravigliosa: la musica colpisce ma non fa male, Trump colpisce e basta, e personaggi come questo qui colpiscono e basta. Ecco, abbiamo bisogno di aria e Bach is in the Air serve ai più giovani, ai meno giovani, perché permette anche a chi non ha le orecchie per la musica contrappuntistica più difficile, attraverso le meravigliose improvvisazioni di Danilo, di arrivare a tutti. Perché Danilo ha studiato con la signora Liliana Vallazza, che arrivò prima di Arturo Benedetti Michelangeli a un concorso, concorso sì. Clementi. Per cui questo signore, che io considero uno dei pochi jazzisti in grado di fraseggiare, di respirare, di ascoltare, ha dato il suo contributo molto importante. Io ho eseguito quelle poche note che avevo, ma è tutto merito suo. Qui l'improvvisazione è al servizio della musica, nel senso che non c'è l'idea di sovrastare o di invadere il territorio, ciò che è già stato scritto e che è meraviglioso. La difficoltà è stata proprio questa, quella di riuscire a dialogare senza snaturare il messaggio del grande Bach. E ciò che è nato tra noi è frutto di, oltre che di collaborazione, di un'amicizia e di una condivisione, di una fiducia che poi è fondamentale per la creazione, per lo sviluppo del discorso improvvisativo. Ciò che facciamo sul palco è salire e fidarci l'uno dell'altro, e quando siamo andati in sala di registrazione per registrare il disco c'è stato forse uno scalino in più, che da questo scalino, da questo disco, noi ripartiremo verso nuovi concerti e nuove improvvisazioni. È un'operazione, secondo me, ci tengo a dirlo, è unica nella storia, nel senso che ciò che i jazzisti hanno fatto in passato è stato spesso quello di prendere il grande Bach e di riarrangiarlo alla maniera del jazz, con lo swing, con quello che abbiamo fatto noi è stata suonare la sua musica e aggiungerci qualcosa, ma qualcosa sempre nella musica, nel desiderio di non sovrastare ciò che era già scritto e che era già meraviglioso. Quindi questa operazione credo non sia mai stata fatta, possiamo dirlo forse con certezza, no? Per cui ci siamo buttati in questa avventura e l'abbiamo fatto un po' come con la curiosità e con quasi come due esploratori che dicono: ma dove possiamo arrivare? Poi dove arriveremo non si può sapere, perché la musica di Bach poi apre strade in continuazione, è piena di suggestioni. Quindi quello che avete sentito ovviamente non sarà, se noi dovessimo tornare di là e suonare nuovamente, cambieremo tutto, ovviamente. Cambierebbe tutto, quindi il bello della cosa, e spesso ce lo domandiamo, perché prima
il maestro mi ha detto: ma perché non fai quella cosa che hai fatto sul CD? E io gli ho detto: ma non la ricordo, perché l'abbiamo improvvisata. Non mi dà mai le mie progressioni. Verrà qualcosa di meglio mai. O di peggio, però insomma, che dobbiamo fare? Dobbiamo accettare l'improvvisazione. Improvvisazione che era, come voi tutti sapete, una caratteristica dei grandi musicisti del passato, classici, che si è andata perdendo nel momento stesso in cui la musica scritta è rimasta e i pianisti sono diventati degli interpreti. Ma l'improvvisazione non è propria del jazz, viene da molto più lontana. Quindi in un certo senso stiamo tornando alle origini. Questo è un bel viaggio, perché scopriamo tante cose. Grazie, ma vogliamo dire come è nata l'idea? Sì. E soprattutto davanti a quale piatto? Dunque, in realtà l'idea è nata a tavola. A Roma. A Trastevere, dove eravamo, amico? E c'erano i nostri due manager che ci hanno portato in un ottimo ristorante dove abbiamo ordinato una matriciana, tutti e due. E già lì si è visto che avevamo un po' le stesse idee, no? Sì. Perché, insomma, dopodiché finita la cena, eravamo già felici e eravamo già diventati amici, si può dire, no? Certo. E è iniziata questa lunga collaborazione. Cioè abbiamo già suonato, come diceva Mirko, abbiamo già suonato molto in giro, siamo stati in grandi teatri, abbiamo dei ricordi meravigliosi e crediamo fermamente nel fatto, perché l'abbiamo visto di persona, che questo tipo di interpretazione, improvvisazione sulla musica di Bach trasmette qualcosa di diverso, qualcosa che non sappiamo cosa sia, ma è qualcosa che arriva un po' a tutti, perché copre un range diverso, nel senso che può arrivare all'appassionato di musica classica come all'appassionato di jazz, come all'appassionato di melodia pura. Quindi abbiamo visto teatri pieni e abbiamo visto una grande risposta emotiva di chi ci ascolta, che era quello che forse abbiamo sempre cercato per tutta la vita. Ecco, poi quello che diceva Danilo è molto importante, perché l'improvvisazione nasce con Bach e nasce ancora prima di Bach, più che con Bach nasce con D'Avenosa e Frescobaldi, cioè stiamo parlando di 600 anni fa quasi, ecco. Per cui Bach però poi, quando è arrivato, ha ordinato tutto nella sua genialità assoluta e ne ha fatto una sintesi. Però una prassi che spesso non viene più usata, che i pianisti una volta sapevano improvvisare con la solo mano destra. E questo uso abbiamo scoperto che lo possiamo riprendere, questa prassi esecutiva. Cosa che oggi difficilmente tu senti un pianista improvvisare solo con la mano destra. Sì, sì. Ecco, e questo è molto importante. E questo è molto importante perché tu, attraverso questa linea melodica, veramente riesci ad accontentare un po' tutta la tutti quelli che amano la melodia, no? Sì. Possiamo fare domande? Prego. Certo, siamo curiosissimi, siamo zitti, già... non parliamo più. Mi interessa una particolare, perché... Dica. Allora, di solito siamo abituati a vedere il jazz, l'improvvisazione jazzistica, sì, come qualcosa che si muove sopra uno standard, quindi sopra un tema, e lì ci si sbizzarrisce, dipende dalla bravura, sì, dall'inventiva del jazzista. Ma Bach ha una particolarità, si muove già lui, sì, comprese le linee del basso, sì, comprese le progressioni, progressioni modulanti, cioè, certo, come si muove l'improvvisatore su un mondo che si muove già di per sé. È tutta colpa sua. Infatti io mi sono mai sempre chiesto: ma come fai ogni volta a mettere queste cose su Bach? Ma ci vuole incoscienza. Cioè, e lui un po' di incoscienza, riesce... anche un po' io alle volte, soprattutto in alcuni casi, oggi non è stato questo il caso per i brani che abbiamo suonato, perché dove c'è più respiro nei brani più lenti, ovviamente c'è più aria e io posso entrare con l'improvvisazione. Naturalmente sui brani più serrati la cosa cambia. A questo punto, e anche su una produzione meno nota di Bach, per esempio, noi siamo partiti dal
quel giorno di fronte alla Matriciana, siamo partiti dall'idea di una produzione, di suonare una produzione attribuita a Bach. Quindi non sapevamo nemmeno che fosse veramente di Bach. Quindi abbiamo preso le partiture e abbiamo cominciato a leggerle. A quel punto io, che non leggo mai, o meglio, non leggo più dai tempi del diploma. Hai dimenticato? Allora si chiamava diploma, insomma. Adesso sono laurea, per cui ho iniziato di nuovo a leggere proprio perché avevo bisogno di essere a tempo con lui, perché il contrappunto era talmente difficile anche da memorizzare, che io avevo bisogno di calcolare i miei spazi in tempo reale, quindi avevo bisogno di avere la partitura davanti. Ci ho detto su alcuni brani, no, questo non è accaduto. Non è accaduto. Perché questo è il più o meno accade questo. Io invece volevo chiedervi una cosa. Innanzitutto sono ammirato dalle vostre diverse tecniche pianistiche, proprio da quando mettete le mani sul pianoforte sembrate che state suonando veramente due strumenti diversi, e invece si integrano perfettamente. Volevo sapere cosa uno ha imparato dall'altro. Io adoro il suo suono, per esempio, mi piace moltissimo. Credo che le sue capacità interpretative e il suo suono siano stati di grande ispirazione per la mia improvvisazione, perché mi trasmette una grande emozione, e questo è fondamentale per farmi scaturire idee che siano conseguenziali con ciò che la mia suona. Quindi la sua capacità di valutare ciò che è il repertorio che ha di fronte e di interpretarlo in maniera assolutamente personale, e il suo suono sono una caratteristica che lo rende, che mi fa avvicinare a lui, e credo che questa sia stata un po' la chiave di lettura di svolta del disco. Questo disco è partito. Abbiamo passato giornate molto, molto intense quando l'abbiamo registrato, e più suonavamo e più scendevamo ad un livello di concentrazione quasi catartico. Sì, no? Sì. Alla fine veniva tutto naturale, ma non perché avevamo suonato ormai da 2 anni tutti questi brani, anche alcuni li abbiamo su suggerimento di Mirko, perché poi grazie certo veramente a tutti loro. Il repertorio è stato scelto anche con Mirko e con la Decca. Abbiamo questi brani, sembravano tutti facili a un certo punto, ma questo perché se tu hai di fronte un pianista che ti mostra la musica, io ricordo quando lui parla di musica bella e musica brutta, che la musica è bella, cioè quella bella e quella brutta. Mi ricordo di aver sentito un racconto, io insegno adesso a Santa Cecilia improvvisazione a Roma, nel conservatorio, perché ormai la musica jazz è stata, diciamo, codificata ed è stata messa, si è trovato un modo di spiegarla, insomma, un modo, certo, poi da qui a improvvisare veramente, cioè, ce ne vuole anche, però insomma c'è un bellissimo corso in tutti i conservatori d'Italia. E mi hanno raccontato, un insegnante del conservatorio mi raccontò di un grande evento, quando Arthur Rubinstein arrivò a fare una masterclass e sentiva quelli che sono diventati poi nel tempo, tanti anni fa, poi nel tempo sono diventati grandi pianisti italiani che suonavano meravigliosamente. A un certo punto Rubinstein disse: molto 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 bello, però adesso per favore vorrei sentire la musica. Allora questa cosa qui, io quindi lo dico con voglio dire, non so chi fossero i pianisti allora, però so quello che ha detto, mi basta quello che ha detto Rubinstein, cioè questo significa che c'è un modo di suonare senza fare musica che può essere corretto, può essere meraviglioso, e c'è un altro che arriva alla musica e quindi arriva all'emozione. E quello che ho provato durante la registrazione è stato questo, cioè io ho sentito che c'era tanta di quella musica, il livello di concentrazione era arrivato ad un punto tale che tutto quasi era facile. Grazie, io invece devo dire subito che sono rimasto da sempre ammirato dalla sua
genialità inesauribile, perché questo uomo prende qualsiasi partitura, riesce a trasformarla in modi impensabili e farlo con Finché la barca va o questa roba qui, tutti siamo capaci, anche mia figlia di 3 anni probabilmente improvviserebbe, ma farlo con Bach, farlo con Mozart, farlo con Beethoven è terribile. Terribile, bisogna essere totalmente pazzi, scusa, per fare queste cose. Sì, è un campo minato. E lui ci è riuscito, per questo dico, è veramente un patrimonio per la musica questo signore, insieme a tanti altri patrimoni che abbiamo in Italia, che vanno custoditi. Sei quasi in estinzione, no? No, io sì, però se tu hai intenzione di custodirmi, perché mi inviti al ristorante messicano? No, perché ieri sera mi ha portato al messicano e io ho rischiato di non essere qui. Quello l'ho fatto perché tu riscoprissi il ritmo che è alla base della musica bagnata. Non c'erano i mariachi, non c'erano. Sarebbero arrivati, no, il problema è che il maestro va alle 10:30 a letto, quando io inizio la mia giornata. Non è jazzista, ho fatto solo troppo, io ho jazzista. Fatto troppo jazz dai tempi del Capolini a Milano. L'unità, credo, del collega è stato molto importante, la spontaneità con cui affronta la musica e non prendersi sul serio, mettersi a discutere, queste sono le qualità che ho sempre imparato, veramente. No, sì. Perché il maestro è la stessa cosa, perché sono il jazzista alla fine, il tuo approccio è totalmente jazz. E il maestro improvvisa, è un improvvisatore, è un ottimo improvvisatore, però detto da lei. C'è la gara, cioè quando suoniamo insieme io sono costretto a farlo io l'improvvisatore. Vuoti di memoria, vuoti di memoria, ho dei vuoti di memoria, accade, ne ho fatti anch'io. Prego, ne avrei un paio. Dica, anche 4, 5, tanto non sappiamo cosa fare. Partirei dal compositore, intanto abbiamo parlato di Bach, che per certi versi è anche un approdo facile, se mi permettete, da parte del maestro Barami, che si era una vita, e perché poi forse è considerato il compositore più jazz che sia esistito. Ecco, quale potrebbe essere il campo di gioco su cui giocare un secondo capitolo al di fuori di Bach? Dove lo vedreste? Di la verità, di quello che ci siamo detti l'altro giorno. La seconda domanda invece è più indirizzata ad Andorea, nel senso, ecco, avete giocato sul campo di Bach questa volta. Porterebbe il maestro Barami su un campo invece di standard, o cioè, dove lo porterebbe invece per giocare in casa? Se sono scritti in modo contrapuntistico, con piacere, ma prima troviamo qualcuno che li rende bacchiani e poi no, guardi, io sinceramente gli ho proposto una cosa, ha presente la saga Twin Peaks che adesso va di moda e ritorna, allora io ho pensato che potremmo fare un Bach is in the air 2, 3, 4 ogni 2 anni. Invece lui mi ha detto, perché non passare a toni diversi, no? Certo, perché no? Per cui le vie, diciamo, della musica sono infinite, grazie al cielo. Noi siamo soprattutto aperti, come le dicevo, a tutta la musica. Non decidiamo mai con troppo anticipo ciò che andiamo a fare. Il problema è capire quali sono i brani che si prestano a un tipo di interpretazione come questa, insomma. Perché non tutti funzionano, quindi questi 2 anni ci sono serviti anche per capire quali erano i brani, per capire la strada. Poi in passato, per esempio, io ho lavorato molto improvvisando sulle arie liriche, però là è un territorio più vicino alla canzone, nel senso che c'è più libertà, c'è più possibilità per certi versi di... si presta a molti cambiamenti, a molte interpretazioni, a molte contaminazioni. Però, per esempio, parlando l'altro giorno ci siamo detti... tu questo stavi dicendo, no? Vai, nel senso, ci siamo detti... Rami, per esempio, è affascinato dalla musica di Frescobaldi e quello è un territorio, però, anche se molto prima di Bach, però è un territorio... Io andrei dall'altra parte, andrei verso i romantici, per esempio, perché proprio
quei compositori. Perché è un romantico questo. Beh, sì, io li sento molto vicini, insomma, poi c'è tanto da fare lì, per cui il discorso è sempre questo, quello è un campo minato, per cui bisogna andare sempre molto cauti, e fare poche cose, cercare sempre, lavorare sempre per la musica, cercando sempre di non fare passi falsi. La cosa bella è che mi sembra, la mia idea, ma credo sia un'idea comune, che in questo disco non abbiamo fatto. Insomma, mi sembra che sia uscito qualcosa di ben fatto. Yeah. Mi scusi, l'altra sua domanda invece qual è? Sì, era su quale territorio invece più jazz la porterebbe. Ah, ok, allora abbiamo risposto. Beh, lui, sì, non, per parlare, lui ha una grande passione, come d'altronde io, per la musica di Bill Evans, e sì. quello potrebbe essere un omaggio da fare sì, a quattro mani. Sì, sì, sì. Scriverai tutto, possiamo chiamare un altro pianista. Perché no, insomma, no, ma Bill Evans è tutto scritto, c'è tutto, non scrive, non ti preoccupare, c'è tutto, è stato trascritto, siamo sicuri, è stato trascritto, c'è tutto. Io volevo chiedere, se ho capito bene, il gioco delle parti è abbastanza specificato, cioè Rami Barami fa Bach così come è stato tramandato, ha fatto due scritti, invece Danilo Rea improvvisa su questa traccia alla sua maniera, però nel alla senso sua che no, no, alla sua maniera. Cioè, in base alla sua esperienza ormai decennale, ma volevo chiedere se invece Barami è stato tentato, avendo questo compagno di strada, dato che a sì, improvvisare sì, di scoprire un po' quella arte della variazione che in Bach certo, c'era, e quindi il pianista è in questo ambito è legittimato a fare. No, lo fa già, ecco, no, guardi, per me ogni volta è una lezione fare questi concerti con Danilo, perché tra l'altro ieri ti dicevo, mi ha insegnato un gesto tecnico che è solo suo, che è la sospensione del polso sinistro nell'aria, che io trovo un momento rivoluzionario nel pianismo, perché lui non suona, ma in quel momento non sa nemmeno quello che fa. No, però scusate, adesso io... No, ma in realtà io non sono conscio di aver mai fatto un gesto del genere. L'hai fatto. Però parliamo sempre del ristorante messicano. No, Leo, no, questo accade... Io non ho mai fatto un gesto così. Questo è accaduto all'interno della registrazione. Ah, durante la registrazione. Registrazione. Ma perché io dal vivo non faccio mai questo. Infatti io spero che ci diano il filmato della nostra registrazione, perché veramente hai fatto delle cose. Ci dovrebbe essere un video di questa registrazione. Vero? Nel disco, nei concerti che avete fatto, è capitato che questo disco non l'ho ancora sentito, che Rami Barami abbia in qualche modo assolutamente aggiunto. Sì, succede. In concerto facciamo addirittura delle cose vietate ai minori, che qui leggermente abbiamo cercato. A quel punto io, che seguo la partitura, comincio a fare così. Sì. Giro pagina, dove è andato? Dove è andato? Ma perché l'ha fatto? No, sì, si fa. Lo fa e lo fa anche molto bene. Altre domande? Io ne ho un'altra piccolina. Notavo sempre, guardando proprio la tecnica delle mani, di quanto è delicato il maestro Barami e quanto Danilo invece riesce ad appoggiarsi lì senza essere troppo invadente, malgrado abbia una tecnica molto più percussiva. Hai tolto delle note per non essere invadente, cioè suoni molto di più con la destra che con la sinistra. Non è una mia impressione, no, per equilibrare le cose. Difatti, quando parlavamo di improvvisazione con la mano destra, ovviamente lo spazio che io prendo è fuori dal suo range, nel senso che anche perché se no mi muovo fra destra e sinistra, però si lavora sempre per la musica, il risultato finale è sempre la musica, e quello che Bach ha scritto è finito, è compiuto, per cui alla fine ci vuole molta cautela, no? Nell'entrare nelle trame bacchiane, e questo insomma mi rende molto felice farlo, perché è una sfida, è un impegno grosso, è anche un rischio,
e ciò che mi rende ancora più felice è che lui mi abbia onorato di questa fiducia, perché non è da tutti, diciamoci la verità, insomma, trovare un musicista di grande livello che abbia fiducia in una possibile musica è qualcosa di veramente raro. E io vorrei che si facesse una votazione per definirlo monumento nazionale della musica italiana, perché è bravissimo.